5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage Vulcain. Allumage des ONP et décollage. Il 14 maggio 2009 l'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato in orbita il satellite Planck per osservare il fondo cosmico di microonde, la luce più antica dell'universo, che risale a circa 380.000 anni dopo il Big Bang. L'obiettivo di questa missione è misurare con un dettaglio mai raggiunto prima la distribuzione spaziale e la temperatura della radiazione di fondo cosmico, che contengono informazioni preziose per svelare com'era l'universo alle sue origini. I dati raccolti da Planck vengono interpretati con tecniche di analisi molto avanzate, al cui sviluppo hanno dato un significativo contributo i ricercatori dell'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del CNR di Pisa. Secondo Emanuele Salerno, che guida il gruppo pisano, i motivi che hanno richiesto il coinvolgimento degli informatici nel progetto sono due. Il primo riguarda la mole dei dati da trattare. Ogni giorno, infatti, ciascuno dei due strumenti di Planck raccoglie e manda a terra oltre 40 GB di dati, pari al contenuto di 10 film in DVD, e per la loro elaborazione sono necessari calcolatori e programmi molto potenti e sofisticati. Il secondo motivo è che quando le misure fatte sono estremamente sensibili, diventa importante e anche complicato distinguere il segnale utile dal rumore di fondo, cioè da tutti i disturbi che vi si sovrappongono. Rispetto ai predecessori COBE e WMAP, i satelliti lanciati dalla NASA rispettivamente nel 1989 e nel 2001, Planck offre un'accuratezza di misura e una definizione molto maggiori. Ma bisogna comunque considerare che i dati registrati sono la sovrapposizione di segnali generati da sorgenti diverse che si trovano a varie distanze dalla Terra. E il fondo cosmico è la sorgente più lontana. Il satellite che guarda in una certa direzione nel cielo vede su tutti i suoi 9 canali 9 diverse sovrapposizioni di questi diversi segnali. E le proporzioni di questi segnali non sono note. È come se ci dessero, in un certo senso, un certo numero di cocktail fatti con gli stessi ingredienti, però con dosi diverse, e noi assaggiandoli dovessimo stabilire quali sono per ognuno di questi le dosi che sono state usate. Identificare il contributo delle diverse sorgenti in ogni punto della volta celeste è necessario per comprendere l'origine delle galassie. Ed è proprio quello che il gruppo pisano è riuscito a fare. Dopo 11 anni di lavoro siamo arrivati a mettere a punto un sistema che, a partire da un'immagine formata a sua volta da più immagini elementari e valutata in diverse componenti di colore, riesce ad estrarre tutte le componenti fondamentali di questa immagine. Reno Mandolesi, direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna, è, insieme al francese Jean-Luc Puget, responsabile della missione Planck. Quella che si chiama separazione delle componenti è uno degli aspetti cruciali dell'analisi dati di Planck, in quanto permette in maniera molto precisa di separare il segnale astrofisico, che è quello che proviene dalla nostra galassia, dal segnale cosmologico, che è quello che proviene dalla prima luce. I risultati lusinghieri e promettenti oggi raggiunti dai ricercatori dell'ISTI sono frutto di un approccio vincente proposto già nel 1999. Oggi siamo certamente in campo internazionale coloro che meglio riescono a risolvere problemi di questo tipo. L'11 gennaio 2011 sono stati pubblicati i primi risultati delle osservazioni condotte dai sofisticati strumenti a bordo di Planck. Migliaia di galassie finora sconosciute sono state individuate. Adesso tocca ai cosmologi confrontare teorie e dati osservativi.